Eccoci tornati in diretta con Casa Viola, una buona serata a tutti. Andremo a commentare quello che è stato il pareggio di domenica tra Fiorentina ed Inter al Franchi. Fiorentina che trova dopo 4 sconfitte un pareggio importante con il gol di Vlahovic e che si appresta ad andare a giocare una partita altremodo importante contro la Roma venerdì sera. Nuova tegola tra l'altro per i gigliati in vista del match, perché oggi non si è allenato Federico Chiesa, che è reduce appunto da un pestone importante nella gara contro i nerazzurri, situazione da monitorare in maniera ovviamente decisiva. Le ultime descrizioni ci dicono però che sulla panchina, un tema molto toccato in questo momento, dovrebbe essere sicuro Vincenzo Montella di rimanere, vista la prestazione e la reazione che ha avuto sul campo nella scorsa gara, mentre si affronterà anche quello che è il discorso mercato, perché gennaio si avvicina. Rocco Commisso ha parlato anche quest'oggi, grazie alle parole a Radio Bruno, di molti argomenti, tra cui ovviamente anche il mercato e l'andare a rafforzare una rosa che in questo momento è deficitaria per i giocatori che ovviamente hanno accusato degli infortuni e che non stanno rendendo come dovrebbero. Fiorentina che è andata a parlare anche in Lega di quella che è, diciamo, in questo momento la questione falli, brutti falli che ha ricevuto nelle ultime gare, quindi tuona ovviamente in Lega e vuole essere tutelata. Di questo e molto altro parleremo quest'oggi, senza farci dimenticare della questione stadio di cui ha parlato anche Rocco Commisso, in compagnia di Giancarlo Carmagnini. Buonasera a tutti. Ex arbitro di Serie A, grazie per essere con noi. Grazie Roberto Vinciguerra. Grazie a te, ciao. Roberto, che insomma ha tante collaborazioni come La Nazione, come Viola News, come La Gazzetta, vero Roby? E, sì. Qua, e molte altre. E poi ancora Michel Isler, grazie per essere con noi. Volto, ciao, ovviamente Lucia. Casa Viola. Buonasera da sempre a tutti. Grazie a te. E Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido ciao, Sportivo. Ciao Lucia, buonasera. Che ovviamente è il nostro partner di Casa Viola e che ringraziamo naturalmente con i suoi editori. E vado a presentare il dolce volto di Greta Beccaglia. Ciao Greta. Ciao Lucia, come sempre per interagire con noi al 342 19 71 871. Ci potete seguire in live streaming su Fiorentina News. .com. Juve, Samp Juve ha vinto la Juve 2-1, ora in campo c'è Brescia-Sassuolo, Brescia con un 4-3-3 dal primo minuto Balotelli, mentre Sassuolo con un 4-2-3-1 davanti Caputo e al 25esimo minuto ha fatto gol Traoré. È una giornata di campionato che parte naturalmente con il mercoledì nell'infrasettimanale per quanto riguarda la Juve, che va a vincere ed espugna Marassi con due gol di Dybala e di Cristiano Ronaldo, che si impegna con una prodezza veramente superlativa, 2,56 m, il gol che ha trovato il grande campione, con un Dybala superlativo, ma soprattutto anche una reazione, quella da parte della Juventus, che in questo momento si porta più 3 dall'Inter, ovviamente andando ad aspettare quello che è il match proprio dei nerazzurri nella prossima giornata, in questa giornata di campionato con il Genoa. Tra l'altro bianconeri che saranno anche occupati nella Supercoppa di domenica, e dove un Buffon insomma ha trovato le 647 presenze in Serie A per il raggiungimento naturalmente di quello che è un altro campione, che è Maldini. Quindi già si è messo un punto su questa giornata di campionato. In questo momento stiamo seguendo, come ci diceva Greta, Brescia-Sassuolo 0-1 con il gol di Traoré per quanto riguarda la squadra di De Zerbi, quindi che si porta in vantaggio. Questo non può che essere insomma un risultato utile per la Fiorentina, qualora insomma si andasse, diciamo, a concludere la partita in questo momento, perché come sappiamo insomma il Brescia, se vincesse il Brescia, per la Fiorentina sarebbero dolori, perché si porterebbe a 2 punti, no, di distacco, diciamo, per il terzultimo posto. Quindi attenzione, seguiremo in maniera importante anche questa gara. Parliamo anche del classico, Greta. Si può dire ex Viola, scusa? Cosa? Si può dire ex Viola Traoré? Sì, per un giorno o due. Per un giorno o due, sì, diciamo. Solo per le visite mediche. Per le visite. Per le visite mediche. Per le visite mediche, esatto, poi, che però di fatto poi non sono mai state, giusto Tommaso? Quindi sì, non... che poi ci fu il problema proprio lì, nelle visite mediche. Esatto. Evidentemente per la Fiorentina ci fu un problema. Evidentemente non c'è stato il problema per il Sassuolo. Esatto. Stiamo andando a controllare quello che è appunto il risultato, Carlo Michel, perché seguiamo Barcellona Real 0-0, il classico dei classici, che era stato rimandato proprio per quelli che sono stati le problematiche politiche, no, per la Catalogna, l'indipendenza. Bale di sinistro da dentro l'area fuori, per il momento insomma grande pressing per ambedue le squadre, ma non si trova il risultato. Partita
incredibile, di altissimo livello. Certamente, ecco, normalmente Barcellona e Real Madrid l'abbiamo sempre descritta come grandissime squadre nella sì. proporre gioco, nell'arrivare a fare gol. Il classico a un quarto d'ora dalla fine, no, un po' di più. Sì, è partito 20, alle 20, quindi 69, siamo a 69. È sullo 0-0, insomma, forse fa pensare che magari adesso stanno un pochino più attenti anche. 0-0 una volta dicevano era il risultato perfetto. Annibale Frossi fu colui che coniò questa espressione, perché in effetti se nessuna delle due squadre fa errori, il risultato è quello. Certo. 0-0, gli occhiali, tranne quando hai messo in campo, secondo me. Perché puoi anche non fare mai errori, ma arriva lui, ti fa un gol su punizione micidiale, oppure una delle sue prodezze, e allora è lì, spariglia le carte, no? E Roberto Vinciguerra, però soffermiamoci su quello che è stato un gol veramente entusiasmante, quello di Cristiano Ronaldo, 2,56 m. Tra le tue statistiche hai trovato qualche altro giocatore che spicca così in alto? Nella Fiorentina c'era... le varie parti, sembra essere l'unico che riesce a saltare così in alto. Penso di sì. C'era J.J. Henderson a Firenze, ma faceva un altro sport. Anche John Ebeling. Sai chi secondo me del passato, Daniel Passarella, pur essendo più basso, ti ricordi lo stacco che aveva? È facile farla sull'altezza, perché Natalone, il nostro libero, no? Certo. Natali saltava, ma era anche alto. 2 metri. L'ha fatta sul differenziale. È bravo, sullo slancio. Lo stacco. E diciamo, lì ragazzi, io penso che sia... Cioè, a me mi ha ricordato Pelé nella finale del 70, quando segnò sovrastando Burnic, che ovviamente non è paragonabile a Murru, ci mancherebbe. Tra l'altro ero proprio a cena col Viola Club della Stella della Versilia, che saluto, venerdì sera proprio con Albertosi, e ci stava raccontando di quella mitica serata. Ora, vedere questo gol stasera è stato un ritorno al futuro incredibile. E poi hanno fatto il fermo immagine, fatto l'immagine rallentata di lui che salta, e non si ferma mai in questa... No, il problema è che non torna giù, continua a salire, rimane sospeso. Lui sfrutta anche l'appoggio sul giocatore, è un maestro. Ma proprio, lo tiene con la frazione di secondo più in alto. Il telecronista ha detto che si appoggia leggermente, non con le mani, lo sfrutta con il corpo. A un certo punto ha il perineo sopra l'ultimo capello di Murru, possiamo usare. È incredibile, un gesto tecnico strepitoso. Credo l'unico forse al mondo riesce, insomma, in prodezza di questo... Ah, e poi quando atterra non cade, resta sulla gamba sinistra e sulla flessione del ginocchio. Anche quello, insomma, un gesto c'è da strapparsi. Non va per terra. Bene, noi ci ributtiamo però in quella che è, seguendo ovviamente tutti i live di questa serata, in quello che è anche, tra l'altro dobbiamo fare anche una precisazione per il mondiale per club, vero, ci tenevamo, Michel, perché ovviamente il Liverpool va in finale, il Monterrey è stato battuto da un gol di Firmino contro il Flamengo. Nel Flamengo, esatto. E quindi insomma un grande match anche questo, e Liverpool ha rischiato, perché ha segnato il gol della vittoria a un minuto dalla fine, e con i messicani che avevano rischiato. Trovano la rete? Forse fuori gioco. Non è fuori gioco. A rivedere. Essere accanto a Carmagnini e dire per me fuori gioco è un po' come bestemmiare in chiesa. Tra l'altro, Carmagnini sarà prezioso in questa puntata, perché, come dicevamo nei nostri titoli, ha tuonato in Lega Barone per quanto riguarda i falli, insomma, i colpi che la Fiorentina ha ricevuto in questo inizio di stagione, quindi ne parleremo approfonditamente. Era l'espulsione o no, Lautaro Lopez? Che pesta, letteralmente pesta. Diciamo che non fa niente per evitarlo, già questo è sufficiente per poterlo espellere, però purtroppo gli arbitri di personalità stanno via via scomparendo. E Mariani non lo è. Secondo me Mariani ha già sbagliato in precedenza, quando Dragoschi era crollato, cioè c'era il difensore della Fiorentina che stringeva Lautaro Martinez. Dragoschi gli va addosso e gli dà punizione contro. Per me già lì aveva sbagliato. Sì, ma è una cosa globale. Cioè, non era la serata. Bene, 0-0 sempre Barcellona e Real Madrid. Adesso va Renato, giusto, Carmagnini, quindi non si è assegnato quello che era il gol. No, Gareth Bale è fuori gioco. Quindi fuori gioco. Bene, allora Michel Isra, partiamo, facciamo un rewind. 0-0 al Franchi tra Fiorentina ed Inter. Quello che era, diciamo, che aveva allarmato 1-1.
No, 0-0. Vabbè, un pareggio. Quello che aveva allarmato, diciamo, di questa Fiorentina è che non c'era, insomma, una reazione, una sensazione, insomma, che fosse quasi spenta, incapace di reagire, che l'allenatore non avesse più, diciamo, una coordinazione sul gruppo. Poi di fatto invece questo 1-1 ha riportato questa reazione che Commisso aveva chiesto. Una prestazione dignitosa, una prestazione di carattere, che però non allontana certi dubbi e certe perplessità che rimangono, però prendiamoci questo punto importante, una situazione di classifica che resta estremamente preoccupante, e vediamo che cosa ne esce fuori. Nella speranza, oggi ci sono state delle affermazioni di Commisso, insomma, che fanno capire una volta di più che avere grandi ambizioni in quest'annata non è assolutamente cosa fattibile. E poi ci sono state affermazioni varie sul ribadendo il discorso che evidentemente la Fiorentina non potrà spendere quanto spendono l'Inter e la Juventus, tanto per essere chiaro. Ma non è una novità. Non questa è una novità, però eravamo anche un po' illusi, perché insomma certi ragionamenti però in del tipo non ho problemi di soldi, no? Sono e stati allora, fatti. Andiamo da Greta, così ci fa il punto di quelle sono state le dichiarazioni specifiche di Rocco Commisso quest'oggi a Radio Bruno, inerentemente, diciamo, a quelli che saranno gli investimenti e il gap che c'è da sormontare. Riguardo agli investimenti, hanno fatto la domanda quanto sono veri i discorsi anche su Florenzi, Politano, Kalinic, e lui ha risposto: sono al corrente di tutto, conosco la sua storia, sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità, vediamo se rimarrà a Firenze. A gennaio prenderemo decisioni con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina, però dei nomi certi non ci sono. E in più anche su Chiesa ha parlato Commisso. E ne parliamo più tardi, però sul gap c'è una domanda specifica dove naturalmente Commisso risponde e dà una precisazione, giusto? Sì, che ora sta caricando, scusatemi, c'è stato un momento. Assolutamente di... sì, ti do una mano io per colmare il gap, io metterò a disposizione più soldi per arrivare immediatamente alla posizione di vertice, guardando più lontano lo stadio garantirà la possibilità di poter spendere molto di più sul mercato, potremmo comprare 7 ribelli. Queste, diciamo, le affermazioni inerentemente affermazioni a quello che diceva. No, aspetta, però scusami Lucia, perché no, non è che potremmo comprare 7 Ribéry. Ha detto, se hai 200 milioni di ricavi puoi spendere 150 milioni sui giocatori, se ne hai 100 ne puoi spendere 50, 55 o 60. Se tu avessi i ricavi in alto, certo, allora sì che puoi prendere 7-8 Ribéry. Certo. Ma se no non puoi prendere fare i giocatori che normalmente prendono Inter e Juventus. Questo è un po' al netto di questo, Tommaso Borghini, sì, la Fiorentina è una Fiorentina che nasce lo scorso giugno e che di fatto ha necessita di fare un percorso che la potrà portare, questo è quello, diciamo, sono le parole del Rocco Commisso, guarda, a poter ambire a certi quello che ha detto traguardi. Commisso era evidente, no? Sul riferendosi a Inter e Juventus. Quello che credo che, insomma, vorrebbero i tifosi della Fiorentina e vuole fare anche Commisso è portare il prima possibile la Fiorentina a livello di società come la Lazio. Quello è il punto, diciamo, di riferimento. Non è la Juventus, non può essere la Juventus, però una squadra come la Lazio ha un monte ingaggi attualmente superiore a quello della Fiorentina, riesce ad ottenere dei risultati, riesce a vincere anche 3 Coppe Italia adesso... Chiedo a Vinci Guerra se me lo conferma, nell'arco di una quindicina d'anni, nemmeno diecina d'anni. Ah sì, è la squadra più vincente. Da con la Supercoppa annessa e connessa. Certo. E questo per Firenze credo che potrebbe essere, no, riprendendo le parole di Montella, la giusta dimensione. La reale dimensione. No? E quello che bisogna aspirare, credo che Commisso voglia portare nel giro di anni, nel giro di mesi. Anno. Il punto è che bisogna capire se per esempio giocatori come Immobile, come Luis Alberto, come Correa, come, sì, li ho detti tutti, sì, i quattro, Milinkovic, sono a uno stipendio all'altezza anche della Fiorentina o no? Ma questo... se tu hai il monte ingaggi della Lazio, sì, il monte ingaggi della Lazio attualmente c'è un gap che credo che si debba colmare, come attraverso l'aumento del fatturato, ma anche attraverso, ad esempio, la sponsorizzazione che Commisso ha fatto della Fiorentina con Mediacom, che può essere
uno strumento per aggirare in questo momento, certo, il fair play finanziario che impedisce determinati investimenti. Ci fermiamo solo un attimo, rimanete con noi, tra pochissimo continuiamo a parlare di quelle sono state le dichiarazioni di Rocco Commissa, fra poco. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. C4Web, la Digital Business Unit di Pagine Sì, ha sviluppato un progetto espressamente dedicato alle agenzie immobiliari. Un sito web customizzabile sulle esigenze del cliente, sincronizzato con un gestionale online per pubblicare anche sui portali immobiliari. Servizi per la web reputation e l'identità digitale. Comunicazione e advertising nei social network. Un magazine immobiliare. Soluzioni digitali per la ricerca di immobili da vendere. Tutto integrato. Così il nostro agente immobiliare può concentrarsi sul proprio lavoro, quello che sa fare meglio, vendere gli immobili. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Tuteliamoci è un'associazione a carattere nazionale che svolge azione di tutela nei confronti del consumatore verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali previsti nel codice del consumo, nelle leggi speciali e nelle normative europee. Acqua, energia, gas, viaggi, sanità ed altro ancora. Scopri di più su associazionetuteliamoci.it. Eccoci tornati in diretta con Casa Viola alle 21:41 nei nostri studi. Stiamo seguendo quella che è Brescia-Sassuolo, in vantaggio la squadra di De Zerbi con un gol di Traoré. Ora siamo, diciamo, allo stop del primo tempo, mentre dall'altra parte stiamo seguendo anche il classico Barcellona-Real Madrid, è sempre fermo all'82esimo sullo 0-0. Grande fase offensiva da parte delle due squadre, ma non si riesce a sbloccare la partita. Abbiamo commentato anche quella che è stata la partita di Marassi tra Samp e Juve, dove hanno trovato i risultati bianconeri per 2-1 grazie a gol di Dybala e di Ronaldo contro quello di Caprari, che poi quasi allo scadere del termine della gara per doppia ammonizione è stato espulso dall'arbitro Rocchi. Giusta l'espulsione? Sì, doppia ammonizione, giusto. Doppia ammonizione, quindi giusto, quindi corretto, insomma, l'operato dell'arbitro Rocchi. Allora, parlavamo di quello che è, diciamo, il gap della Fiorentina tramite quelle che sono state le parole di Rocco Commisso, che oggi è intervenuto a Radio Bruno, la radio appunto della ufficiale della Fiorentina. Roberto Vinciguerra, giusto e corretto quello che ha detto Rocco Commisso al netto di quella che è, diciamo, il cammino che sta facendo la sua Fiorentina in questo momento? Allora, l'operazione di Commisso è, come discorso anche relativo ai falli, cioè spostare l'attenzione altrove per non addossare troppo alla squadra certe responsabilità, perché purtroppo l'annata, e lo dicono i numeri, purtroppo è fra le più negative della storia della Fiorentina. Una partenza così dopo 16 giornate non c'è mai stata in Serie A a 20 squadre. Come sto sostenendo da qualche giorno, le famose due partite difficili non sono Inter e Roma, anzi paradossalmente sono le più semplici, perché la squadra, avendo un avversario di un certo rango, si impegna di più, tant'è che non è un caso che la Fiorentina abbia pareggiato anche con la Juve in casa. Ma questo, ti rendi conto, è una cosa che manda in bestia la gente, perché ci sono delle ambizioni, perché c'hai le motivazioni, le giochi bene, e quando non c'è la motivazione. Le partite più difficili secondo me si chiamano Spal e Bologna, perché per la Fiorentina 2019-2020 le partite più difficili si chiamano Lecce, si chiamano basta vedere i risultati Verona, che hai fatto fino ad oggi, Genoa e quant'altro. Ed è questo il problema. Questa è una squadra che
Va bene, diciamo questo, storicamente, il primo anno di Serie A per le nuove gestioni rivela sempre delle particolarità negative, l'ultima volta con i Della Valle 2004-2005, la squadra nuova, la prima volta dei Cecchi Gori 90-91 che poi è sfociata nella retrocessione, i Pontello dopo il 79-80, insomma, ritirarono su una Fiorentina che era in zona di retrocessione nel campionato precedente. Non è facile il primo anno di Serie A, lo sappiamo, però così mi sembra un po' eccessivo, perché non è che abbiamo davanti solo Inter, Milan o Juve, abbiamo davanti Parma, Verona, il Verona è neopromossa. Abbiamo anche la classifica della nostra regia. Cioè, abbiamo davanti squadre che sono lì davanti solo perché devono salvarsi. Cioè il Parma non credo che sia partito per andare in Europa. Tra l'altro, se vogliamo fare anche un esercizio matematico, ringrazio la regia perché fa vedere la classifica. Il centro della classifica in questo momento, il baricentro, sono i 24 punti del Parma. Perché se togliete dai punti della Juve e dell'Inter, quelli delle ultime due, si fa una media più ponderata, viene fuori sempre come media, ma anche quella della terza con la terz'ultima. E in questo momento i 13 punti del Brescia sono sub iudice perché ancora deve finire la partita, certo. Paradossalmente. È sempre 24 punti, è il Parma al baricentro. Noi siamo nettamente sotto. No, posso aggiungere che siamo in zona pericolosa. Pericolosissima. Lo dicevo chiudi, prima, no? Se dovessi vincere vedere stasera il esatto. Brescia, ma non è solo quello. Non è solo quello. Poi tu devi vedere, fare il bilancio alla metà. Adesso la Fiorentina alla Roma e poi ha due partite secondo me difficili, come diceva giustamente Bologna e poi Roberto contro il Bologna e la Spal. E la sono Spal. Scontri diretti. Sì, sì, ora più stiamo che mai. In questa mentalità qua. Sono scontri perché diretti. Paradossalmente se tu chiudi a 17-18 punti il girone d'andata, 18 più 18 fa 36, non ti salvi mai a 36. Mi spiace dirlo. Diciamo ora che durante sotto le feste una si sono però salvate a 36, sì, sì. Però sì, è ma sono retrocesse anche a 41, sì, sì. E mentre stanno tornando in campo, scusami Tommy, sì. Appunto Brescia, certo. E naturalmente certo. Sassuolo. Vado da Greta perché vedo scorrere un sacco di messaggi, sì. Da parte dei nostri amici a casa, tra l'altro il nostro sondaggio, cosa troverà la Fiorentina con la Roma, quindi che partita sarà, pensate che ci sarà una vittoria? Seguiteci anche live streaming sui nostri social per commentare insieme questa puntata e anche per seguire la diretta della puntata su fiorentinanews.com, nostro partner, e sulla pagina Facebook di Toscana TV. Prego Greta. Sì, infatti stanno rispondendo al sondaggio. Se contro la Roma arriviamo al 70esimo 0-0 e subentra Vlahovic, vinciamo 2-0. Se la giovane punta partirà dall'inizio, la vedo buia. Buona serata a tutti, 2-1 per la Fiorentina. In più chiedono allo studio il pronostico e le probabili formazioni della Viola contro la Roma. Benissimo, ci andiamo ad interrogare anche di questa cosa, tra l'altro. A proposito di minuti, Vlahovic, ecco, bravo, volevo proprio che ho uscito oggi un mio pezzo sulla esatto, Nazione. Esatto, sì. Esatto, meglio perché che te per commentare. È da sei giornate che la Fiorentina non segna prima del 66esimo esatto. Minuto, nelle ultime quattro giornate non abbiamo segnato neanche nei primi 90 minuti perché gli unici due gol sono venuti fuori dopo il 90esimo e questo è un dato importante, ma soprattutto non segniamo mai nei primi tempi. Cioè questa è una squadra che non diciamo che non segniamo quasi no, no, mai, invece quasi no, guarda, in generale. Paradossalmente non è vero. E quando subisce? E abbiamo anche una delle difese meno problematiche, anche perché se vedi bene, tranne Fiorentina, Cagliari-Fiorentina, 6 sconfitte su 7 sono arrivate per un gol di scarto. Vabbè. Cioè, e Vlahovic è uno di quei giocatori che ha la tendenza a fare male proprio nel quarto d'ora finale. È perché anche della perché partita, gioca dopo, ovviamente. È subentrante quasi sempre. Però questa quindi cosa qua che la Fiorentina non riesce veramente a segnare nel primo tempo sta iniziando a diventare un grosso problema. Ma è un problema sì. Dai numeri si approccia alla partita. Si legge esatto la mentalità con cui scende in campo. E qui a Torino la Fiorentina ha giocato 3 minuti. Contro il Torino, certo, gli ultimi 3 minuti finali. E tra poco pareggia la partita perché il Torino era impaurito più della Fiorentina, ma la Fiorentina col suo atteggiamento ha dato coraggio al Torino e alla fine quando si è svegliata era ormai tardi. Ecco Tommaso Borghini, una botta di autosmia necessaria, quella naturalmente del pareggio contro l'Inter, e l'esultanza di Montella ha fatto un po' percepire quale fosse diciamo anche le preoccupazioni e un po' diciamo la valvola che si era innescata all'interno appunto di queste 4 posso dire una cosa mischerata? L'esultanza di Montella mi ha ricordato quella di Oronzo Canà quando mette in campo Aristoteles, che il presidente sì. Gli ha detto di non che si gira verso la tribuna, no? Il grandissimo Oronzo Canà che ha quell'esultanza sì. Molto però
in questo è stato bravo, volevo arrivare qua, Vincenzo Montella, perché è riuscito a dare carattere, una svolta necessaria con l'uscita dal campo, insomma, di Chiesa, tra l'altro tra i fischi, che non è in forma né fisicamente né mentalmente, e subentrando un Vlahovic che ha di fatto portato avanti la Viola. Allora, intanto, quindi ecco, volevo focalizzarmi sulla reazione comunque data dall'allenatore. La reazione di Montella sia stata soprattutto ai fischi che ha ricevuto al cambio, non tanto di Chiesa quanto a quello dell'ingresso di Essérick per Castrovilli, che tra l'altro era infortunato, aveva dei problemi al retro ginocchio, diciamo così, aveva stretto i denti, e quindi l'ingresso di Essérick però aveva scatenato i mugugni, i fischi, e lui ha reagito in questo senso, cioè come, diciamo, un po' aver trovato il riscatto, anche se Essérick per la verità non è entrato in quell'azione lì, ma c'è entrato ovviamente Vlahovic, che è stato scelto da Montella. Io credo però che non sia da sottovalutare quell'abbraccio di cui parlavi. No, perché ha fatto molto eco, si è parlato perché un allenatore è saldo finché la squadra non ti gioca contro, no? Se la squadra ti segue e non ti gioca contro. Siccome su Montella c'erano stati dei dubbi, è un messaggio. Io penso che il messaggio di Vlahovic, seppur giovane, ma comunque che può diventare presto un leader di questa squadra, anche vista la pochezza offensiva, credo che questo messaggio vada letto come senso di unione della squadra nei confronti di Montella. E anche l'intervista di D'Albert di pochi giorni prima, noi giochiamo per il mister, credo sia un segnale. E questo penso abbia spostato un po' compattezza al gruppo. Abbia spostato anche l'orientamento della società. Infatti, sulla solidità o meno di Montella. È un'unione che credo ci sia sempre stata. Ora, il dubbio era perché di fronte a prestazioni del genere, alcune prestazioni l'avevano dato il dubbio, l'avevano insinuato. Però è anche vero che è una Fiorentina che con Juve, Napoli, Inter, Atalanta, squadre di vertice, diciamo così, di livello superiore, non sembrava da una squadra che adesso rischia di ritrovarsi però in difficoltà. Però sai, lo stimolo lì viene da solo, no? Di giocare contro grandi o comunque squadre. Quando giochi con squadre inferiori è lì che si vede però anche l'unione di squadra, soprattutto l'anima di una squadra che aveva dimostrato in alcune partite, Verona, con Lecce, si deve giudicare Lecce forse meno. Dalle partite contro le piccole, fra virgolette, allora vuol dire che l'unione non c'era. Appunto, è apparsa un po' una squadra senza. Sono stati talmente negativi, ma non è così, non è così. Cioè, ha detto di questo? Io non credo che sia il problema sia spogliatoio, allenatore, no, anzi. I problemi sono altri, forse in una squadra sopravvalutata, anche alla luce di quelle prestazioni positive, per dire il vero, che avevamo visto contro Napoli, Juve, Milan, Atalanta. Una squadra povera tecnicamente. Povera perché avevamo se manca Ribéry e Chiesa in queste condizioni, la Fiorentina è povera, diciamoci la verità. Probabilmente sopravvalutato anche le vittorie contro Udinese, contro Sampdoria, contro Milan. Stesso, perché avevamo affrontato queste tre squadre in un momento in questo non momento d'oro la vittoria con loro. La Sampdoria, vogliamo quindi dirlo, che se mette la classifica la regia, quella vittoria con la Samp ci colloca in una zona, togliamo tre punti alla Fiorentina, mettiamoli alla Sampdoria, la Fiorentina scivola al quart'ultimo posto. E anche con l'Udinese, la vittoria con l'Udinese è anche stata fondamentale. Sì, no? Sampdoria e l'Udinese sono tutte e due a 15, in effetti è vero. Sì, però in quel momento dov'era la Fiorentina in questa classifica? Era quinta. Certo? Era più alta, sì, sicuramente. È vero che dopo le tre vittorie, più ottimisti pensavano, diceva, Europa. A dire il vero, era una valutazione in quel momento comprensibile, perché obiettivamente la squadra andava benino. C'erano i due davanti, Chiesa e Ribéry, che però sembrava tutte le partite ne hai viste. Hai persi loro, la Fiorentina si è appiattita. Bravo. Un'altra domanda che è stata fatta quest'oggi a Rocco Commisso, inerentemente a quello che è l'operato della dirigenza, parlavamo appunto di Vincenzo Montella. Rocco Commisso dice, al netto appunto della domanda, è soddisfatto del lavoro della dirigenza, non abbiamo problemi, sono contento del lavoro che ha fatto la dirigenza, se avessi da fare qualche critica me le terrei per me, nessuno sotto la mia critica, nemmeno Vincenzo Montella. Infatti le ultime descrizioni che si erano trovate nelle ultime ore erano di un proseguio, diciamo, dell'allenatore Campano sulla panchina viola, al netto probabilmente nella prossima stagione di andare a trovare un sostituto di spessore che probabilmente lo sostituirà, al netto poi di quella che sarà la stagione poi della Fiorentina. È chiaro, Giancarlo, sei concorde con questa filosofia della società? Diciamo che probabilmente questo pareggio ha rivitalizzato di molto tutto l'ambiente, anche un po' la classifica, però credo che sia un punto da un punto di vista
cioè il peso specifico secondo me non è un punto come tanti altri. Certo. È veramente di grande sostanza, perché anche se una risposta ce l'avrai dal futuro. A sì, sì, però scadenza, probabilmente è chiaro che secondo me i risultati fanno sempre la differenza. Non sono le prestazioni, perché la prestazione non cambia, però aver perso 1-0 e aver fatto 1-1, certo, secondo me c'è una differenza abissale. Però cioè, Montella secondo me ci sentiva parecchio, perché io una reazione così fuori fra le righe, io, non, io si, ho si il ricordo il posto di lavoro. Il 4-2 con la Juve, esatto, 20 ottobre 2013, data storia. Lui era tranquillo, sereno, si vedeva contento, però una reazione... Però si vede che Conte dall'altra parte che lo... Una reazione come quella che ha avuto domenica sera, proprio si giocava il posto di lavoro. Esatto. Non dimenticatevi che quando fu presentato Pradè quest'estate, una delle cose che disse, fra le tante... Montella dovrà dimostrare il suo valore, sì, dovrà farci capire già l'aveva messo che abbiamo cici, fatto diciamo una scelta positiva nello scegliere lui. Quindi comunque ha dato la sua permanenza. Bene. E poi come si dice, magari vedremo, fa una vedremo serie. Guarda, vivrà, allo stato attuale Lazio, secondo me tutto è possibile, sia un esonero domenica, certo, intanto sia lui ha sempre che se vada lì ad una conferma per l'anno prossimo. Certo, sarebbe perché auspicabile, perché vorrebbe dire assolutamente sì, anche che perché ha due anni di contratto, ricordiamo, tra l'altro c'è molto bene e remunerato. Le 21:55, il Brescia si è appena mangiato un gol, ricordiamolo, sempre in vantaggio il Sassuolo con Traoré, si è concluso il classico, sì, vero classico Greca? 0-0 Barcellona Real Madrid. Quindi il big match tanto atteso, 3.000 agenti schierati per questo match, ricordiamolo che era stato spostato per i fatti della Catalogna, per l'indipendenza, si è concluso sullo 0-0. Ci fermiamo un attimo, rimanete con noi, pubblicità. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. È Menarini. Medica Montecatini, dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri.
Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. Vlaovic, quanti anni? Le 21.58 nei nostri studi, Giancarlo Carmagnini, Roberto Vinciguerra, Michele Isler, Tommaso Borghini che commentano insieme a me quelli che sono naturalmente gli argomenti di attualità in casa fiorentina, ma non solo, perché stiamo seguendo i live match di questa sera e sono stati veramente importanti, come Samp-Juve con la vittoria dei bianconeri per gol di Dybala e uno strepitoso Ronaldo che a 2,56 si porta in gol con veramente una prodezza magistrale, Caprari che ci mette lo zampino, dall'altra parte Brescia e Sassuolo in vantaggio Sassuolo per 0-1 con gol di Traoré, che era stato anche in ottica viola, mentre si conclude il classico con tante occasioni da entrambe le parti, ma che finisce 0-0 il big match appunto spagnolo. Prima di andare da Greta, che ci legge tutte le vostre indicazioni inerentemente al momento in casa fiorentina, vado a, grazie alla regia, a presentarvi un evento importante che ci sarà il 7 di gennaio prossimo per la giornata internazionale, per la giornata dell'anniversario, il 223esimo anniversario del tricolore, quindi un evento celebrativo al Tuscany Hall, al Teatro di Firenze, dalle 20.30, un concerto di 5 fanfare militari offerte proprio alla città, quindi con ingresso libero. Vi chiedo ovviamente di essere in tantissimi a partecipare, perché sarà un evento importantissimo e ci saranno anche tanti ospiti del mondo dello sport che porteranno la propria rappresentanza inerentemente a quelli che sono i colori della bandiera italiana. Quindi vi invitiamo ovviamente a partecipare. Io sarò madrina, insomma, e presenterò l'evento, quindi ovviamente non posso che esserne felice. Ma vado da Greta, perché vedo i tantissimi messaggi che stanno arrivando per il sondaggio che abbiamo fatto. Sì, i pronostici per quanto riguarda Fiorentina-Roma continuano ad arrivare: un pareggio per la Fiorentina, un 3-1 per la Viola. Vogliono sapere le formazioni da voi e il modulo, se giocherà Vlahovic dal primo minuto, ci chiedono. Ed in più una domanda: se la squadra, vista la partita contro l'Inter, è con Montella o contro Chiesa? Montella o contro Chiesa? Bene, allora al netto di quelle che saranno le probabili formazioni, ricordiamo che probabilmente l'assenza di Chiesa è al 90%, 85-90% quasi forse probabile, perché il ragazzo oggi non si è allenato proprio per i problemi che ha rimediato non soltanto durante la partita contro l'Inter, ma per questi adduttori barra pubalgia che insomma si porta dietro da veramente tanto tempo, quindi una situazione da monitorare. Come però verrà recuperato Castrovilli, che anche lui era uscito malconcio, come verrà recuperato lo stesso Pezzella, che forse potrebbe scendere anche in campo senza la mascherina, ma naturalmente anche questo da capire. Allora, le formazioni. Che sì. Ci diceva, no, Michel? No, ti vedo che smanacchi. Sto sollecitando la competenza arbitrale di Giancarlo, perché mi sembra che al Real Madrid le abbiano fatto un furtarello. Giancarlo? Il gol di Bale che stavamo commentando prima. Mi sembra che sia in fuorigioco con la testa. Anche a me. Ecco. Sì. L'avevamo detto anche prima. Perché è molto sbilanciato in avanti. E ne trae beneficio, si può dire. Tramite VAR, già prima avevamo detto che era stato però giusto. Però i piedi sono più indietro quelli del difensore. Conta la parte del corpo. Sei in fuorigioco con tutte le parti del corpo con le quali puoi segnare una rete. Quindi anche di testa. Quindi a beneficio anche dei nostri amici a casa. Esclusa la mano, con esclusa la mano, diciamo il braccio. Esatto. Col quale non... che magari se ce l'hai anche avanti mezzo metro non è fuori gioco. Tra pochissimo commentiamo, ricordiamo le parole di Barone in Lega inerentemente ai colpi ricevuti di falli da parte della Fiorentina, quindi chiedono tutela da parte della Lega Calcio. Allora Tommaso e gli altri, probabili formazioni, quindi diciamo ci buttiamo sull'attacco. Vlahovic confermato per un Boateng barra Chiesa che potrebbero essere in dubbio. Ma sai, fosse stato disponibile, a parte non è ancora sicuro, ma il 90% purtroppo non ci sarà Chiesa,
allora poteva essere. Giocando di venerdì. Potevano esserci dei dubbi. Ci sono pochi giorni. Esatto. Se oggi non si è allenato, è quasi impossibile. Da... molto difficile, sì. Se non impossibile. Quindi a questo punto mi sembra in attacco ci siano poche possibilità, di, se non la coppia, a meno proprio coppia non sarà, nel senso che probabilmente ci sarà Vlahovic davanti e Boateng, credo, che più indietro, che darà manforte a Vlahovic. Un Boateng che comunque in leggera crescita, anche se non riesce a tirare in porta o quantomeno a centrare la porta, l'ho visto contro l'Inter, quindi potrebbe essere un giocatore che da sfruttare per la sua fisicità, la sua comunque capacità anche di tenere palla e di agevolare quindi gli spazi a Vlahovic, perché se tu tieni Vlahovic solo nella morsa, se gioca Smalling nella Roma sembra di no. Smalling non gioca. Comunque Fazio, Mancini, centrali della Roma non è che siano centrali da buttare via, ecco, se lo lasci allora, lassù isolato può essere un po'. Vado sulla Roma, visto l'intervento anche di Giancarlo Fonseca, potrà tornare ad avere a disposizione diversi giocatori, tra cui Mancini, che conosciamo molto bene, che ha scontato la squalifica ed è pronto appunto a tornare in coppia probabilmente con Smalling, che recupererà probabilmente dal ginocchio, ecco, perché vedi, c'era questo infortunio, ma può tornare in coppia con Mancini. Anche Kluivert sarà a disposizione di Fonseca e quindi insomma avrà dei giocatori importanti che torneranno. La Roma sta facendo molto bene. Sta facendo, volevo portarti molto a questo. Bene. Ricordiamo che però la Roma torna a Firenze dopo quel 7-1 stratosferico dell'anno scorso. Non so, bisognerebbe andare a vedere la formazione della Roma che è scesa in campo in quel 7-1. Credo che manchi qualcuno. Perché se c'è qualcuno che gioca... c'è soprattutto Dzeko. Quando che perdi 7-1 te la leghi al dito. C'era oltre Dzeko. La voglia di fargliela pagare. Io mi ricordo di un Lorenzo Pellegrini. C'era Lorenzo Pellegrini. Che non gli vennero fischiati i due falli, si ribellò e venne anche ammonito. Può essere Fazio? Fu espulso dall'arbitro Manganiello Dzeko perché con rosso diretto per protesta al 71 e poi è stato squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo e saltò le gare successive. E se non ricordo male, no. Venne espulso per doppia ammonizione, perciò non può essere squalificato. No, rosso diretto. Rosso diretto, perché, perché si incavolò. Era già ammonito, ma gli dette il rosso. Sì, perché si incavolò proprio per quell'episodio su Lorenzo Pellegrini, che per 2 volte era stato, diciamo, azzoppato. Davvero e punizione contro. Proprio davvero tu, che fu anche lui un protagonista di quella partita, che invece ci ritroveremo contro. Un vero tu, tra l'altro, sta facendo un campionato strepitoso. Giocatore... a mio modo di vedere è ritornato quello di 2 anni esatto, lasciato partire questa Fiorentina, secondo me avrebbe dovuto cercare di trattenerlo, perché a centrocampo ci manca proprio un giocatore di questo tipo a noi. Ci manca a centrocampo un giocatore di questo tipo, al netto di Pulgar, Badele, questi personaggi all'interno appunto del centrocampo della Fiorentina stanno facendo fatica, perché anche lo stesso Pulgar ci aveva abituato a prestazioni importanti. Oggi gli manca un po' di fisicità questo, ecco. Perché lo stesso Castrovilli, che ringraziando il cielo sta facendo un campionato strepitoso, non ha tutta questa grande fisicità. Lui, secondo me, lo vedo più propositivo che contenitivo. Certo. Lui è un uomo da dribbling. Sì, è leggero, forse manca, anche per quella sua ai primordi della, però, di ballerino. Ma non disdegna di tornare indietro a dare una mano. No, non ha grande fisicità. Però la fisicità è vero. Comunque, riguardo alla formazione di domenica... Ecco, sbilanciati. Io in attacco metterei Vlahovic e Pedro. Eccoci. E qui poi sul mercato ci focalizzeremo sulla figura di Montella, Pedro, perché non sta lo farà facendo... mai. No, però... non lo farà mai, però comunque fisicamente lo vedo attrezzato. Certo. Magari partire in due anche per lasciare un pochino più di spazio a Vlahovic, come diceva giustamente Michele. Sì, no, se lo lasci isolato ha bisogno di spazio. È fisicamente forte, però ancora non ha le caratteristiche che poteva avere un Toni, che rinvio del portiere, lui si metteva lì e faceva salire la squadra. Ancora Vlahovic non ha quell'esperienza, quel carisma, proprio anche quella forza di tenere lontano. Io Pedro lo affiancherei. E ti allinea a quelle che sono state le parole di Rocco Commisso, intervenuto a Radio Bruno, che dice: sono al corrente di tutto inerentemente, perché si parla di Kalinic, poi dopo ci soffermiamo sul mercato, sono curioso di vedere in campo Pedro, ma devo accettare le decisioni del tecnico, che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, quindi attenzione, a gennaio potrebbe esserci, come se ne parla, una partenza. Per il momento non ho parlato con Pradè e con nessuno, prenderemo le nostre decisioni. Però Pradè all'ultima conferenza stampa disse che era pronto.
non solo che era pronto, ma che resta sicuramente, perché sì, ma l'ha detto, aggiunse, se, ora vado a memoria, per lo non meno di 3 settimane fa. Sì, esatto. Cioè, però, lui dice, è pronto, dice, quindi sta a Montella, ma lui è pronto. Nonostante lo scarso utilizzo, ha offerte da da molte le squadre. Quindi la dichiarazione che ho messo Flamengo di oggi su tutte è in contrasto con quanto sì, ha detto secondo Fratelli. Me non si mettano d'accordo. Non si vende assolutamente, ci mancherebbe. Lui oggi le ultime descrizioni dice, sono state che il giocatore potrebbe anche accettare un prestito da parte di squadre italiane o barra europee, mentre per il ritorno al Flamengo si parla di un ritorno a titolo definitivo, quindi di fatto boccerebbe anche un po' quelle che sono state le prestazioni di un giocatore praticamente non hai mai visto, ecco. Se non, non sono state in Europa è un fallimento anche per il giocatore, esatto. Quindi non credo che staremo a vedere cosa succede. Però è anche vero che i brasiliani, questo c'ha ragione fratello, sì, sono personaggi che variano a seconda di motivazioni non ben definibili da noi europei. Pensate a Gabigol. Dio, te mi leggi il pensiero. Gabigol, allora, l'Inter vuole 20 milioni. Pena. 20 milioni. È andato io lo prenderei. In Brasile dove segna. Bene, però da noi ci dobbiamo fermare, scusate, solo un attimo. Torniamo tra pochissimo, la linea regia e Casa Viola. I giocatori restano. Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale, uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita suep.it. Salve a tutti da Davide Zaccaria di Crida Vitalia. Veniteci a trovare nel nostro nuovo showroom di Bientina, in via Marco Polo 113, climatizzatori, stufe a pellet e fotovoltaico. Oppure chiamate l'800 625 122. Ciao! Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Casa Viola alle 22:12 nei nostri studi, Brescia Sassuolo sempre risultato in vantaggio per la squadra dei Zerbi, siamo al 69esimo del secondo tempo, quindi il che va bene per la Fiorentina in questo momento al netto della classifica che vede i Viola in questo momento essere in 13esima posizione se non erro con 17 punti, abbiamo visto la classifica grazie anche alla nostra regia. 14esima, con 17 punti. Giancarlo Carmagnini, la voce di Barone si è sentita in Lega e dimmi tu se al netto degli episodi di cui abbiamo discusso anche
naturalmente nella nostra emittente su Toscana TV. La Fiorentina, ti senti dire che possa essere stata deficitaria da parte della terna arbitrale in merito a quelli che sono stati i falli raccolti? È quello che abbiamo detto più o meno ad inizio di trasmissione. E non ci sono più arbitri, non ci sono più gli arbitri di una volta. Va a segnare Caputo, che al netto Caputo. Della mia personale, il mio personale giudizio avrebbe fatto molto comodo alla Fiorentina, però troppo. No, un giudizio da sposare. Perché otto reti senza rigori, ottimo giocatore d'esperienza, così come Berardi, otto reti senza rigori, l'attacco del Sassuolo ha fatto 16 gol, esatto, senza rigori, l'attacco della Fiorentina non so, ma veramente che uno come Caputo sia arrivato in Serie A solo quest'anno, sì, è uno scandalo, sì, ma la dopo dice aver lunga fatto una campionato sulla competenza con l'Empoli, degli operatori, esatto, di mercato con 38 presenze, quindi giocando tutte le partite della scorsa stagione, segnando non mi ricordo quanti gol, ma mi veramente tantissimi, più oltre 15, oltre la doppia cifra, sì, esatto, prego. E niente, Levato, Rocchi e Orsato e a volte Errati. Rocchi, ricordiamolo, finirà la sua carriera in questa stagione. Sì, va bene, avrei da raccontare tanto sull'AIA e sulle nefandezze che hanno fatto quest'anno, però insomma, nefandezze, sì, ora sarebbe un argomento troppo lungo. Comunque, agli arbitri di oggi per un buon 80% mancano di personalità. E quando vanno a trovare la prima in classifica sono permissivi, lasciano picchiare perché hanno paura, le solite cose che avvengono da sempre. Cioè uno, due si tollerano. Ma paura di che? C'hanno. Di non far carriera? Sì, è sempre la solita storia. E purtroppo gli arbitri veri sono quelli che non guardano il colore delle maglie, ma quelli pensate che vanno... a una gomitata a Ronaldo come quella che ha subito Pezzella... Faccio un nome. Come sarebbe stata giudicata? Avrebbero fatto chilometri di paginate per condannare il gesto. Su Pezzella concludo, perché ho guardato un attimo. Penso... Va bene la Fiorentina a recriminare queste cose? Sì, 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 ha fatto bene. Venerdì penso che venga o Fabbri, quello pelato, ecco, o Orsato. Bene, ci ricollegheremo per sapere se hai detto giustamente. Allora, mentre le parole di Rocco Commisso, Roberto Vinciguerra, sono quelle di andare sul mercato di gennaio e di incidere, allora 30 milioni, ricordiamolo, quelli avanzati, se vogliamo definirli così, del calciomercato estivo, gli obiettivi, un centrocampista di corsa ma anche di qualità e un difensore di piede sinistro capace di far ripartire l'azione, oltre naturalmente all'attaccante di cui tanto si parla, che è però una situazione più complessa al netto, ricordiamo, del mercato di gennaio, che è un mercato difficile. Allora, io prima ti volevo ringraziare perché non mi hai chiesto della formazione, perché tu sai... prego. No, mi conosci ormai da un po' di tempo. La nostra Greta ha interrogato tutti. Te sai che io non parlo assolutamente di tre cose, cioè formazione, non do pagelle e non parlo di mercato, perché sono cose talmente aleatorie. Dai numeri. O empiriche. Numeri, io do i numeri, nel senso cerco di stare sul... Bene. Allora io dico questo. Io dico questo. Sul concreto. La Fiorentina dovrà arrivare al mercato di gennaio pensando di fare una formazione per salvarsi. Cioè, attenzione a pensare... Cioè, siamo ritornati indietro con la Florenzia Viola, sì, e la Fiorentina in Serie B. Intanto dovevi... Sassuolo oggi ti sta facendo un bel favore. Sì, perché se perdevi col Brescia, se il Brescia vinceva andavi a due punti. Sì, siamo, è vero, siamo bene, la classifica l'abbiamo ma è lunga adottata la faccenda. Lo so. Attenzione a pensare che a gennaio... Cioè, cosa prendiamo? Dei giocatori per cosa? Per ambire a una posizione importante, poi magari facciamo un recupero. Per fare una squadra che vada meglio. Però devono venire a Firenze con la consapevolezza di arrivare in una squadra che si deve salvare. Quello è il punto. Poi se vogliamo venire, volentieri. Rocco tornerà proprio all'inizio, sì, del mese per seguire anche quelle saranno le fasi di mercato importante per dare quegli input necessari. Michel Isler, se concorde sul fatto che debbano essere trovati per reparto comunque dei giocatori e possono andare ad incidere? Questo non c'è il minimo dubbio, perché intanto vediamo che sviluppi avrà la questione allenatore, tanto per cominciare. Perché è chiaro che la partita con la Roma, bene o male, diventa uno spartiacque fondamentale. Do un'indescrizione anche su questo, perché quello che è filtrato è che si punterà sul 4-3-3, che diciamo l'uomo mercato, Pradè con Montella stanno lavorando su questo, quindi c'è la coadiuvazione da parte del tecnico, in virtù del fatto che giocatori come Politano, Florenzi, che potrebbero arrivare, si sposano, diciamo,
con questo modo di essere, dove abbiamo degli esterni in questo momento all'interno della Fiorentina che stanno in panchina e che di fatto invece con un 4-3-3 potrebbe essere più, diciamo, risolvibile alla causa, e con un Chiesa che non giocherebbe da prima punta, che è il ruolo che non piace. Arriva Politano, diciamo, per forza, e poi da verificare se a quel punto, recuperato Chiesa, tu possa giocare con un tridente Politano, Vlahovic, Chiesa. Esatto. Che è una cosa che ti può far, come dire, far gustare qualche cosa. Io lo sai cosa spererei, al di là della salvezza che spero non ci dia grandi preoccupazioni? Che i giocatori che verranno acquistati fossero suggeriti dal prossimo allenatore della Fiorentina. Questo io spero. Perché la dirigenza Viola sotto è un po' complicato, però io ho la speranza, certo, nel mio cuore, che chiunque venga dalla alla Z sarebbe perfetto, dicesse voglio questo e questo, perché se no l'anno prossimo ci si può trovare magari. Però non hai capito allora la mia osservazione, che... le ultime descrizioni si stanno facendo in questo momento è che Pradè sta lavorando insieme a Vincenzo Montella su quello che sono gli innesti da portare nel mercato di gennaio. Al netto di questo, Tommaso Borghini, 4-3-3 era previsto anche già a luglio. Esatto. Però purtroppo di fatto in corso d'opera purtroppo è stato questo modificato. Dimostra che la Fiorentina probabilmente non ha intenzione, perché adesso si sta vivendo aspettando Ribéry, no? Perché è Ribéry il salvatore della patria. Febbraio, marzo. Poche idee, molto confuse. Torna a marzo. E purtroppo, io lo dico purtroppo perché ci ha fatto quelle poche partite, ci ha fatto capire che avrebbe potuto dare un grande apporto, però tornando a marzo non lo possiamo più aspettare, vedremo come starà. Quindi dovranno essere il 4-3-3, Montella disse, non si addice alle caratteristiche, esatto. Questa è una dichiarazione che a me mi lasciò un po' perplesso, però non si addice alle caratteristiche di Ribéry, e quindi adesso se si ripunta sul 4-3-3 significa che qualcuno verrà preso. Politano sarebbe un ottimo arrivo, ma attenzione, per fare 4-3-3 anche il centrocampo va cambiato. Florenzi, mezzala da affiancare a un Pulgar, Badel o Castrovilli. Probabilmente non basta nemmeno Florenzi, non basta nemmeno, che comunque a Firenze farebbe l'interno di centrocampo, non il terzino. Veretout ci vorrebbe un giocatore alla Veretout, non Veretout, ma un centrocampista che abbia dinamismo, che sappia fare tutte che le cose. Che canti e porti la croce. Bene, esatto. Ci spostiamo. Qualcuno che sia in condizione. Abbiamo qualche messaggio. Perché sulla carta, pronto, i Pulgar e i Badel non sono da buttare via tutt'altro. No, peccato però che il rendimento fino ad oggi non sia stato pari all'attesa. E poi insieme... Badel sempre, tranne la partita di Milano. E Pulgar, purtroppo ultimamente anche Pulgar. Sono concordi i nostri amici a casa, Greta? Dicono, ma Montella tra Moena e Tournai negli Stati Uniti ha lavorato sul 4-3-3 e Pradè ha fatto il mercato su quel modulo. A mio parere ha cambiato modulo a causa dell'inconsistenza del centrocampo. Ma perché venerdì non si sposta a Caceres alla mediana e si gioca con Castrovilli dietro Pedro e Vlahovic? Non basterà mica il pareggio con l'Inter per salvare Montella. Tirato per bene, appelli. Ci spostiamo, Mancini, visto gli ultimi minuti finali, vorrei sentire il parere di Michel Isle, perché Rocco ha parlato anche di quello che è lo stadio. E allora dobbiamo dirlo anche ai nostri amici a casa, perché Rocco di fatto non lascia, diciamo, nessuna fase scoperta, perché queste sono le sue parole. Franchi, la mia prima idea era quella proprio di ristrutturare lo stadio attuale, perché volevo mantenere la storia della società, ma fino ad adesso non ho avuto nessuna risposta reale da parte della sovrintendenza, e questo è inaccettabile, dice anche il patron. Voglio uno stadio con minimo 45.000 posti, è necessaria una risposta formale. Mercafir, prima vi faccio tutto l'elenco e poi mi commentate. I prezzi devono essere giusti, se no non facciamo niente. È l'unica opzione che la città mi ha proposto. Il posto non è ideale per me. Se questo non sarà possibile, proveremo a chiudere il Franchi senza demolire le curve. Campi Bisenzio, io valuto la città metropolitana, quindi resta un'opzione, i terreni ci sono e il prezzo che ci è stato fatto è giusto. Quindi sembra essere più propenso su un Franchi barra campi che in questo momento sull'idea reale che gli sta dando il comune per lui la Mercafir. Ha ribadito una volta di più, perché l'aveva già fatto. No, al di là del fast, ha ribadito che lui il terreno Mercafir lo vuol pagare al prezzo che lui ritiene giusto. Questa cosa purtroppo è in contrasto con quanto sotto certi aspetti viene il Comune valutato. Di Firenze è obbligato a fare, perché si tratta di un bene pubblico, non privato, e quindi bisogna vedere
che cosa, una perizia ad hoc che dovrebbe che arrivare a gennaio. Ah, io avevo sentito dire anche prima di Natale, ma una perizia ad hoc possa stabilire in relazione appunto al quantum. Esatto. Però si parte da posizioni che sembrano distantissime, perché per comizio si parla di 6. Sì, e il doppio invece è più quello che dice il comune. Esatto, il comune. Il comune si appoggia su una perizia. Certo, quella che sarà la perizia che verrà fatta. È un bene pubblico, cioè il verso di finire in guai grossissimi. E non si possono fare né sconti, poi, né favoreggiamenti. Potrebbe in teoria intervenire addirittura la Corte dei Conti, quindi certo. Siamo... No. Franchi, sì. C'è ancora una possibilità? C'è ancora una possibilità, la vedo però abbastanza ardua se non cambia il progetto, perché il progetto, l'ha detto commisso stesso, l'abbattimento delle curve non è possibile. Questo la sovrintendenza non accetterà mai. Poi in realtà non dovrebbe neanche essere vero, perché non devi toccare le scale elicoidali e la tettoia però sbalza. Esatto. Ha fatto ci filtrare, sono già dei progetti, ne abbiamo parlato a Casa Viola, dove che si non possono tenere accettato. Le curve. Io dico una cosa forse popolare per la zona dove è la sede della televisione, nel senso che secondo me, se continuano a questa situazione di incertezza, è quella più fattibile. Arrivare a pensare che loro si spostino a Campi Bisenzio non è affatto da tralasciare come ipotesi, anzi dimezzerebbe i tempi e probabilmente dimezzerebbe i costi. Quindi attenzione, io non credo che il commisso voglia aspettare in eterno questa burocrazia che si continua a inseguire. E allora la soluzione potrebbe essere coprire, limitarsi a coprire lo stadio, a sfruttare in qualche modo le parti interne, esatto. Avvicinando le curve allo stadio. Esatto. Quello purtroppo campo. Non credo sia possibile. E poi comunque andrebbe privatizzato sto stadio, se no che senso ha? Come Bergamo. Esatto. Ne parleremo ovviamente nella prossima puntata di Casa Viola. Noi ci dobbiamo andare a fermare. Ringrazio intanto Greta Beccaglia che grazie ci dà un te, paio di messaggi al volo dei nostri amici in merito al sondaggio sulla Roma. Tutti per la vittoria, fuorché uno che ha scritto il pareggio. Bene, voi siete concordi, Carmagnini e Vinci Guerra? Ma che come non si risponde? Fa ad essere concordi? Magari. Bastano, perlomeno non perdiamo. Quello che ha detto pareggio sarebbe da portare in bene, piazza. Io sono per il pareggio, signoria. Voi? E fargli fare il percorso di Savonarola. Ci chiede un pronostico o una speranza? Un pronostico mio pareggio, voi? Pronostico? Sì. Ma no, si va sempre per la vittoria. Anch'io, vai pareggio. Pareggio. No. Io una bella vittoria che ci servirebbe per il Natale, bene. Ragazzi. 2-1 per noi. Vai Roby. Ma dopo quello che ha fatto la primavera oggi, passata in Coppa Italia, sì, gol al 90 più 5 supplementari, anche ha seguito le tracce bene. Della prima squadra, siamo ai quarti, perciò un gol magari al 90 più 6. Via, bene, grazie alla nostra regia, grazie alla nostra parte tecnica, ma soprattutto grazie a voi che non solo su Toscana TV, che siete in tantissimi e ci seguite, noi vi abbracciamo per questo, ma anche sui social e su streaming, ci seguite in tantissimi, grazie al Brivido Sportivo, grazie a Fiorentina grazie a News e ai nostri partner, ovviamente Brivido Sportivo è nella prossima uscita con la Roma, avrà tantissime dopodomani saremo con un numero speciale di fine anno, con tante interviste, in particolare Angelo Di Livio e Picchio De Sisti, che sono due simboli della storia recente e passata della Fiorentina. Ah, pensavo della Roma, scusa la battuta. No, sono anche doppi ex. A tutto brivido allo stadio, ovviamente, in tantissimi punti della città. Distribuzione gratuita fuori del Franchi. Grazie a tutti, buona serata.